Mister Milano del Roccaravindola, alla ripresa questo pareggio con il Trivento per 2-2, ma eravate passati in vantaggio ad inizio ripresa, insomma ti ho visto furioso su delle situazioni, soprattutto per come insomma, avete concesso i due gol al Trivento. Sì, era difficile e complicato ovviamente sia per noi che per il Trivento. Dopo 3 settimane di sosta è difficile riuscire a trovare subito il giusto ritmo partita. Poi aggiungiamo anche il fatto che probabilmente era il primo caldo della stagione, quindi sul sintetico si sente ancora di più, però nonostante questo le due squadre secondo me hanno disputato un gran primo tempo ad altissimo ritmo e livello tutte e due. Noi siamo stati bravi a passare in vantaggio. Poi ci sono state alcune decisioni arbitrali che sinceramente mi hanno lasciato un po' perplesso, spero che magari attraverso la vostra moviola si possa fare chiarezza. Ovvio che accettiamo come sempre decisioni arbitrali, però c'è un pizzico di rammarico perché in alcuni frangenti della partita probabilmente una decisione su un calcio di rigore, una probabile espulsione per fallo da ultimo uomo poteva cambiare gli equilibri, però poi loro sono stati bravissimi a sfruttare secondo me due nostre colossali ingenuità. Siamo un po' calati a inizio secondo tempo, ma questo era preventivabile, loro hanno spinto di più, nonostante questo però mi hai visto furioso perché non mi è andato giù la maniera con la quale abbiamo preso sia l'1-1 che il 2-1. Detto questo però i ragazzi poi hanno reagito con grandissimo orgoglio, una reazione non sparpagliata ma bella organizzata attraverso il gioco, attraverso il fraseggio. Siamo riusciti ad arrivare sul 2-2, poi la partita a quel punto era aperta a qualsiasi risultato, tante occasioni per loro, anche per noi. Mi rimane il rammarico un po' più che grande per una delle ultimissime occasioni, una palla messa in aria, eravamo lì proprio a due passi per battere di testa a rete, non siamo stati precisi, però bisogna essere sinceri, bisogna fare complimenti al Trivento, e questo è un pareggio che alla fine credo sia il risultato più giusto.